Amici di Fano TV, bentrovati. In questo nuovo speciale parleremo di benessere animale come forma di tutela ambientale. E allora andiamo subito a conoscere il nostro primo ospite, il dottor Gianfranco Santinelli, a cui chiediamo qual è lo scopo del benessere animale. Il benessere animale negli allevamenti significa fondamentalmente adottare delle pratiche di allevamento che fanno sì che gli animali siano allevati nel rispetto delle loro libertà principali, che sono ad esempio la libertà dalla fame, dalla sete, dalla cattiva nutrizione, dallo stress, dai disagi ambientali, dalla paura, quindi tutte quelle condizioni che possono permettere anche all'animale di poter rispettare le proprie caratteristiche etologiche tipiche di ogni specie animale. Quali i criteri per i controlli all'interno degli allevamenti? Il nostro servizio, appunto il servizio di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, tra i vari compiti affidati c'è appunto il controllo del rispetto delle norme del benessere animale. Questi controlli vengono effettuati sulla base di un piano chiamato Piano Nazionale Benessere Animale, elaborato annualmente dal Ministero della Salute, e le aziende ad ispezionare vengono in via prioritaria scelte in base a una classificazione del rischio che si basa su dei criteri standard, quali ad esempio la mortalità, il consumo di farmaco nell'allevamento, soprattutto antibiotico, ma anche segnalazioni di lesioni rilevate al mattatoio, non conformità rilevate nei controlli degli anni precedenti, numero di capi, eccetera. Poi una minima percentuale di controlli vengono anche effettuati comunque con criterio totalmente random, cioè a estrazione casuale, attingendo alle liste presenti nelle anagrafiche nazionali. Questi sono i criteri fondamentali su cui si basano i nostri controlli e in particolare la scelta delle aziende da ispezionare. Poi quelli che noi andiamo a ispezionare saranno i requisiti minimi di legge, cioè dei requisiti ai quali tutti gli allevatori devono uniformarsi e che sono comuni a tutte le specie animali allevate. Abbiamo parlato dei criteri all'interno degli allevamenti, quindi criteri di controllo da parte del servizio veterinario all'interno degli allevamenti, e perché quindi è importante preservare il benessere animale? Ormai dovrebbe essere a conoscenza di tutti che il rispetto delle norme del benessere animale non va vista come una mera imposizione. Ormai tutti dovremmo sapere che allevare un animale in buone condizioni di benessere, ovvero nel rispetto delle condizioni minime di legge, o ancora meglio in condizioni superiori che vanno oltre ai limiti previsti dalla legge, significa allevare un animale sano, quindi un animale più resistente alle malattie, un animale che quindi avrà anche bisogno di meno interventi di veterinari, di meno interventi di terapie farmacologiche, soprattutto con antibiotici, con un risvolto evidentemente favorevole anche sull'economia dell'azienda, quindi risvolti favorevoli per l'economia dell'allevatore, ma anche risvolti soprattutto positivi per il consumatore, perché un animale sano produce sicuramente di più e produce meglio. Quindi il benessere animale va visto come un pilastro fondamentale di quella che oggigiorno viene indicata come sicurezza alimentare, ovvero tutto l'insieme di norme, regolamenti, comportamenti, prassi che fanno sì che sul piatto del consumatore arrivi un alimento sano e che non sia un pericolo per chi lo consuma, insomma, per l'uomo. Sempre a livello di benessere animale all'interno degli allevamenti, chiediamo al nostro secondo ospite di oggi, il dottor Antonio Antonini, che cosa prevede la normativa. Il benessere animale trova le basi nel decreto legislativo 146 del 2001, a cui sono seguiti dei regolamenti europei che ovviamente l'Italia viene via via li sta recependo, e vengono stabilite quelle che sono le caratteristiche essenziali per rispettare le esigenze fondamentali degli animali, sia in termini di requisiti strutturali degli allevamenti, di alimentazione, di spazi necessari e soprattutto della tutela del benessere dell'animale in senso stretto. E questo ci serve per garantire loro una migliore qualità di vita, quindi uno stato sanitario migliore, che poi si riflette positivamente su tutta la filiera produttiva e sulle derrate alimentari che ne derivano. Quindi, dottore, gli usi e le consuetudini rispetto al passato all'interno degli allevamenti sono da modificare alla luce di questa normativa?
Gli usi e consuetudini si sono tramandate nel tempo, nella nostra tradizione, alcune di queste vengono stravolte dall'applicazione dei regolamenti, e alcuni in modo particolare per quello che riguarda l'allevamento del bovino e soprattutto quello dei vitelli. Per fare un esempio pratico, quello che è sempre successo nel tempo è che i vitelli nelle stalle fossero legati dietro le madri e liberati nel momento della poppata per l'assunzione del latte, cosa che invece dal regolamento europeo non è più possibile fare, perché è stata introdotta la necessità del box singolo per il vitello e quindi l'impossibilità di legarlo fino ai 6 mesi di vita. È chiaro che questo per l'allevatore vuol dire stravolgere l'impostazione della sua stalla, anche in termini economici, perché poi questi box per essere realizzati richiedono una spesa e sono cose che vengono metabolizzate sempre un po' a rilento. Però è necessario farlo, questo a tutela di tutti, a vantaggio di tutti, per cui per quanto lentamente comunque quella è la direzione e lì bisogna arrivare. E un'altra cosa che ci sta interessando è la possibilità di allevare sempre meno gli animali alla posta, ma quindi garantirgli al contrario uno spazio per il movimento in libertà ed esprimere il loro comportamento sociale di gruppo, quindi poter interagire tra di loro piuttosto che essere legati alla corda o alla catena per la gran parte della giornata, insomma. Abbiamo parlato di allevamento bovino, per quanto riguarda invece gli ovini? Diciamo che gli ovini il passaggio è più semplice, perché l'allevamento è stato sempre tradizionalmente libero e generalmente l'allevatore, oltre allo stabulario dove ricovera gli animali quando le condizioni meteorologiche non sono favorevoli, per lo più vengono allevati all'aperto, almeno nella nostra realtà, e questo è sicuramente un fatto positivo per l'animale. E quindi in questo settore qua il passaggio tutto sommato è meno traumatico per i nostri allevatori. Il problema maggiore noi lo abbiamo avuto e lo abbiamo per i vitelli, lo abbiamo per l'allevamento dei suini e soprattutto per gli avi conicoli. Questi due in modo particolare sono allevamenti intensivi tradizionalmente, questo vuol dire allevare numerosi animali in spazi relativamente ristretti, e questo crea un rischio potenziale a livello sanitario, perché è facile immaginare che un patogeno respiratorio o gastrointestinale nel gruppo possa diffondere molto rapidamente. Quindi per quanto riguarda gli allevamenti avicunicoli, che cosa prevede la normativa? In questi allevamenti, proprio per le caratteristiche dell'allevamento intensivo, noi abbiamo avuto nel tempo, e qui mi rifaccio a un'altra grossa novità che noi abbiamo registrato negli ultimi anni nel settore zootecnico, ha fatto sì che l'uso di chemioterapici o antibiotici fosse purtroppo abbastanza diffuso. Come dicevo prima, ci sono le caratteristiche perché un patogeno si diffonda molto rapidamente e l'allevamento aveva previsto l'utilizzo, quello che noi in termini tecnici definiamo profilattico o metafilattico del farmaco, cioè un uso direi preventivo entro certi limiti. Quello che invece abbiamo capito anche a seguito della pandemia da Covid è che bisogna utilizzare in maniera molto oculata questi farmaci. Purtroppo nel corso degli anni vengono segnalati sia in campo veterinario che medico la presenza di ceppi batterici che sono multiresistenti alle classi di antibiotici che noi abbiamo. E su questo fattore, su questo aspetto, noi possiamo incidere utilizzandoli in maniera mirata. Quindi quando è necessario la molecola che risulta essere più efficace, perché poi questo si riflette direttamente anche sulla nostra salute, perché antibiotici che perdono di efficacia nel mondo veterinario poi anche in campo umano risultano meno efficaci, e quindi ci sono dei fatti o dei patogeni che non rispondono più anche nei nostri ospedali. Benessere animale all'interno degli allevamenti e minor uso di farmaci. Una correlazione importante. La correlazione, come avevo accennato poc'anzi, è che un animale in migliori condizioni di salute e a cui garantiamo delle condizioni di benessere migliore avrà uno stato immunitario molto probabilmente più efficace nel difenderlo dalle malattie e dai patogeni, e questo per noi vuol dire la possibilità di utilizzare meno gli antibiotici. E un altro strumento che è stato introdotto di recente è la possibilità di registrare tutto a livello informatico,
sia le prescrizioni di medicinali, sia il registro dei trattamenti e poi c'è un ultimo sistema che è quello di Classifarm, che permette al settore veterinario di tenere monitorati continuamente sia le tipologie di farmaci utilizzate, se questi vengono utilizzati correttamente, cioè come quantitativi e come tempi di utilizzo, in modo tale da poter creare una sorta di competizione virtuosa tra gli allevatori che li rende subito, per loro è subito chiaro capire se stanno utilizzando troppi farmaci rispetto alla media nazionale oppure si stanno conformando a quello che è la media nazionale. Possiamo quindi dire che il benessere animale all'interno di un allevamento è anche tutela dell'ambiente? Proprio per i discorsi che abbiamo detto prima direi proprio di sì, perché tutto ritorna al nostro vantaggio, quindi garantire all'animale delle migliori condizioni di allevamento permette di ottenere delle derrate migliori per noi e ci permette di utilizzare in maniera più oculata sia gli antibiotici che i chemioterapici che abbiamo utilizzato e abbiamo fatto dei grossi passi in avanti sia nel settore suinicolo che nel campo dei bovini. Quello che rimane un pochino più indietro è l'allevamento cunicolo, dove sicuramente l'obiettivo è quello, però i passi sono un pochino più lenti perché le condizioni di allevamento purtroppo permettono di fare piccoli passi alla volta. E un altro settore che riguarda il suino nella nostra realtà che dobbiamo modificare è quello dell'uso tradizionale di animali con la coda tagliata. Questa era un'abitudine perché limitava i traumatismi alla coda e quindi la necessità di utilizzare poi degli antibiotici per evitare delle complicazioni. Quello che abbiamo capito è che se le condizioni di allevamento migliorano, se diamo loro la possibilità di distrarsi con oggetti o con situazioni, con i propri simili, loro non sono più portati a procurarsi queste lesioni. Per cui il fatto di poter mantenere degli animali con la coda integra è per noi la prova del 9 che ci stiamo muovendo nella direzione più corretta. TV, il nostro speciale finisce qui, ringraziamo i nostri ospiti e vi diamo appuntamento ai prossimi programmi di Fano TV.